È la nona edizione, un anno è stata ferma per il terremoto e per il Covid e adesso siamo ripartiti e anche quest'anno con 3 giorni regaleremo emozioni, l'ospitalità, i sapori, faremo conoscere cose che magari la gente non è abituata a conoscere. Chi viene su avrà un'emozione e va via con un bel ricordo di questo piccolo borgo che adesso è spopolato, c'è pochissima gente, ma in quei giorni si riempie perché tutti ritornano in occasione delle festività. Tartufi, ma anche spettacoli. Anche spettacoli, adesso devono essere finiti di sistemare perché manca la giornata del venerdì 1 novembre che stavamo pensando cosa inserire, però ci saranno anche gli spettacoli che ci allieteranno la serata, perché quando si assaporeranno i prodotti, si assaporeranno, non ci deve essere disturbo, si mangia e basta, come si faceva una volta. Poi, quando non si cucina più, che non si è, ci sarà spettacolo, ci sarà cordialità e cercheremo di stare, come si dice, di essere più ospitali possibili.